Buonasera amici di Selfie School, la scuola mostra i denti. Parliamo di un ambito molto interessante, una sigla, si chiama STEM, ambito STEM, di cui sappiamo poco, ma vediamo un po' di approfondire. Ci aiutano in questo viaggio questa sera la dottoressa Giorgia Bissoli. Buonasera, bentornata dottoressa. Grazie. Di Fab Lab Verona, e poi il professor Marco Costanzi dell'Istituto Copernico Pasoli di Verona. Professore, ci dica subito che cosa significa questa sigla STEM. L'ambito delle STEM è un ambito molto in voga in questo momento, che anche il governo, lo Stato italiano, sta investendo molto. L'ambito STEM è l'ambito che vuole racchiudere in un unico pacchetto le scienze, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica e l'arte. Quindi argomenti che a livello di approccio didattico sembrano molto scollegati all'arte, alla tecnologia, esatto, all'ingegneria. Sembra che la matematica si avvicina all'ingegneria, ma sia molto molto lontana dall'arte. Invece in questo ambito si cerca una sinergia. Ma concretamente nelle scuole cosa si fa per questo STEM? I professori delle varie materie devono mettersi d'accordo per un progetto? Come funziona? Allora, l'idea è la trasversalità, quindi serve un consiglio di classe che sia in grado e capace di creare trasversalità. Quindi anche il ruolo del docente in questo ambito diventa un ruolo fondamentale come team di docenti. Quindi il solo docente non basta più alla didattica, ma servono competenze evolute diverse che messe insieme danno un prodotto nuovo. Lei è docente di matematica e fisica? Esattamente. Di che età stiamo parlando? Stiamo parlando delle scuole superiori, quindi dalla prima alla quinta, e quindi sono percorsi che nascono con ragazzi molto giovani, 14 anni, che hanno poca consapevolezza, fino a ragazzi che sono maggiorenni, quindi un percorso che è lungo, ma che è un percorso che è significativo per la formazione della persona. Mi sento di sottolineare una cosa, che probabilmente il lavoro futuro dei nostri ragazzi deve ancora essere scoperto, nel senso inventato. Probabilmente i nostri ragazzi nel futuro sono chiamati a fare cose che oggi noi non conosciamo neanche l'esistenza. Non possiamo neanche immaginare. Ma vicino a lei c'è la dottoressa Bissoli, che è la presidente di Verona Fab Lab. L'avete invitata a scuola per quale motivo? L'abbiamo invitata a scuola perché questa formazione, questa rete fra docenti anche di discipline diverse ha bisogno di un accompagnamento. L'accompagnamento inteso come lo sviluppo nei docenti di competenze nuove. Quindi voi avete chiamato Fab Lab. Esattamente. Ci dica in due parole che cos'è Fab Lab. Verona Fab Lab è un laboratorio, almeno ci piace definirci come un laboratorio di cultura digitale per l'innovazione. Un laboratorio perché abbiamo strumenti tecnologici a disposizione per le nostre attività formative, di cultura digitale perché cerchiamo di rendere accessibili non solo i macchinari ma soprattutto le competenze, quindi la parte di formazione per studenti, insegnanti e cittadini, per l'innovazione perché cerchiamo di mettere in atto dei meccanismi di innovazione affinché gli strumenti tecnologici non siano il fine ultimo ma siano semplicemente degli strumenti per raggiungere i propri obiettivi, le proprie passioni e sviluppare. Quindi voi aiutate i ragazzini, i ragazzi a svolgere questi progetti, a questi compiti con la tecnologia, ma anche i docenti. C'è un progetto che si chiama Teacher Dojo. Che cosa significa Dojo? Allora, Teacher Dojo è in realtà un gioco di parole. Dojo in giapponese significa palestra. Teacher Dojo abbiamo voluto crearlo in questo modo per creare una palestra degli insegnanti, cioè un posto che fosse sia di formazione ma allo stesso tempo di sperimentazione, di training per provare a prendere tecnologie e portarle in classe. In sostanza fate scuola agli insegnanti. Esatto, facciamo formazione ai qui formatori. Abbiamo un docente di matematica, di fisica, non sono già esperti anche in tecnologia e in tutte queste cose? Allora, chiediamo a lui. Chiediamo direttamente alla lui. Allora, c'è la necessità di aggiornarsi, c'è la necessità di imparare cose nuove, c'è la necessità di sviluppare anche progetti nuovi che magari un insegnante nel mondo della scuola, che spesso volentieri il menù della scuola è un mondo
È sbagliato dire chiuso, però diciamo ristretto rispetto al mondo, alla tecnologia che si sviluppa quotidianamente. La nostra scuola ha proprio fisicamente all'interno della scuola un fab school e nel Cioè vuol dire un contesto ambiente dedicato a questo tipo di alle STEM progetti. e quindi a questi tipi di progetti. E proprio in queste settimane abbiamo attivo proprio con Fab Lab Verona un'attività di formazione per docenti, quindi dove questa attività viene fatta fisicamente all'interno dell'Istituto Copernico Pasoli ed è aperto agli insegnanti, ovviamente della nostra scuola, ma anche di tutte le scuole di Verona e di provincia. Quindi l'idea è di creare dei poli di formazione fra pari, dove l'apprendimento viene sviluppato in modo condiviso fra pari, quindi ci sono anche insegnanti di scuole di ordine diverso, quindi dalle maestre agli insegnanti delle scuole medie, agli insegnanti delle scuole superiori, però con un approccio didattico che non è il docente, formatore, FabLab che insegna, ma condividiamo idee, esperienze, condividiamo progettualità. L'insegnante non ha più il ruolo di detentore della conoscenza, ma deve essere quella persona che accompagna l'apprendimento a partire proprio dalle capacità, dalle abilità e anche già dalle conoscenze possedute dei ragazzi. Questo è bellissimo, come mi piacerebbe vedere questo raduno di insegnanti che fanno un po' gli scolaretti tra di loro e penso che imparino molte cose. Come vede i suoi colleghi dal punto di vista tecnologico? Smarriti, impauriti? Lei è uno magari che ha le mani in pasta, ma non penso siano tutti come lei. Anch'io sono partito dallo zero, nel senso che io sono laureato in matematica, la laurea in matematica porta una grandissima conoscenza teorica, ma purtroppo la tecnologia ha sempre, era vecchia la mia laurea, cioè nel senso 20 anni fa è diverso da adesso. Questo gap può essere compensato da una formazione personale, ma però deve essere anche compensato da qualcuno che mi accompagna nel conoscere e nell'apprendere la nuova tecnologia. Questa è la parola dell'insegnante. Adesso voglio chiedere alla formatrice, alla Certo. dottoressa Bissoli, come lei vede gli insegnanti? Sono impauriti? Si buttano? Qual è il loro scopo anche per mettersi lì a magari fare un po' di robotica, di coding? Allora, in realtà sono in linea con quello che ha detto Marco, nel senso che questo progetto Teacher Dojo è un format che abbiamo portato avanti per gli ultimi 3-4 anni in collaborazione con l'Università di Trento. Li abbiamo portati a Verona grazie alla collaborazione con l'Università di Verona. Questo format è nato in questo modo, volutamente, nel senso che abbiamo iniziato facendo corsi di aggiornamento per docenti, abbiamo ascoltato i docenti e quello che ci riferivano è che tutti parlavano di didattica delle competenze per le competenze, ma nessuno ti aiutava a portarlo concretamente in aula, quindi era sempre una lezione teorica. E quindi ci siamo chiesti come fosse possibile aiutarli a portare in aula questa attività. Queste attività sono pratiche, gli insegnanti escono, almeno adesso aspettiamo la fine, mi farei sapere, ma escono spesso e volentieri soddisfatti delle attività. Quello che ci rimandano però è la mancanza di tempo, perché comunque è necessario del tempo per sperimentare, per acquisire delle competenze e per sentirsi sicuri per portarle in aula. Quello che vediamo dai docenti è che spesso e volentieri chi si iscrive e partecipa ai corsi è già motivato di partenza, perché se è lì vuol dire che è motivato, di solito non vengono costretti, diciamo, da altre forze a Via libera partecipare. scelta. Esatto, è libera scelta, sono spesso motivati, ma alla fine del percorso ci dicono che hanno avuto poco tempo e soprattutto che non si sentono pronti. Infatti un altro meccanismo che stiamo cercando di attivare è quello di aiutarli con dei facilitatori in classe, in modo che loro partano facendo, gestendo l'attività in prima persona, ma poi abbiano una persona di supporto. Quindi, se non ho capito male, non insegnate solo il contenuto, ma anche la didattica, cioè il come trasmettere queste conoscenze tecnologiche ai ragazzi. Esatto, spesso e volentieri il focus è più sul metodo e sulla didattica rispetto al contenuto, nel senso che il contenuto, come diceva Marco, si modifica, cambia, è molto veloce. Difficilmente un linguaggio di programmazione che usiamo oggi useremo anche tra 10 anni. Quello che cerchiamo di portargli è il metodo con cui portare l'approccio e soprattutto noi stessi agli insegnanti, sugli insegnanti utilizziamo questo tipo di approccio per fargli sperimentare in prima persona cosa vuol dire essere dall'altra parte. E lo vogliamo scoprire anche noi cosa significa essere dall'altra parte. Ragioniamo un po' su questa nuova didattica subito dopo la pausa. Ora spazio alla regia.
facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Ben ritrovati amici di Selfie School, la scuola mostra i denti. Stiamo parlando dell'abito STEM, questa parola che significa tutta una serie di materie che vanno dall'arte all'ingegneria alla tecnologia. In una scuola di Verona hanno chiamato un'associazione che si chiama Verona Fab Lab, che aiuta proprio i docenti, una specie di scuola di formazione per docenti, per aiutarli a portare poi questa tecnologia ai ragazzi. Ma dottor Costanzi, cosa fate concretamente? Nella scorsa trasmissione la dottoressa ci parlava di ragazzi con grandi fantasie, grandi progetti. Vediamo la fantasia e i progetti degli insegnanti. Mi piace un sacco questa domanda, perché penso che oltre alle parole servano i fatti. E la scuola ha bisogno di fatti, gli studenti hanno bisogno di fatti, i giovani hanno bisogno di fatti. Una delle cose che abbiamo fatto è aver creato da zero un robot. Spieghiamo ai telespettatori che robot vuol dire... un uomo che cammina, no. Gli oggettini quando piccolini. Parliamo di un robot, noi possiamo parlare di un braccio meccanico, quindi semplicemente ad esempio un braccio che ha uno snodo che raccoglie un qualcosa. Però con delle istruzioni che gli danno i comandi, esatto. E agisce. Noi siamo partiti da che cosa però? Perché la cosa importante è da dove si parte. Noi siamo partiti da un motorino, da diversi motorini, siamo partiti da una tavola di legno e una scheda di Arduino. È una scheda anche a basso costo, dove si può programmare abbastanza facilmente, però ci fa fare un sacco di cose. Quindi da questi oggetti, diciamo che è tecnologia 0.1, nel senso concetti base, dovevamo arrivare a un prodotto invece di alta tecnologia, perché un robot deve essere in grado di alzare un oggetto, di prendere un oggetto, di avere un sensore, anche di individuare un certo tipo di oggetto, magari in base a un colore, in base a una grandezza, in base a una forma. E per fare questo abbiamo dovuto progettare prima e capire i motori, progettare prima la struttura e poi capire la programmazione che ci sta dietro. Le faccio subito una domanda. Questa cosa che lei ha detto che sì. 1.0 per noi è già 1000 e con tutta questa difficoltà, i ragazzi li vede più svelti nel farla? Più che più svelti, più interessati. Nel senso che quando noi siamo partiti avevamo una lastra di legno. Quella lastra di legno doveva essere tagliata, non l'abbiamo tagliata col seghetto, l'abbiamo tagliata con il taglio laser, quindi con un macchinario che ci permette di tagliare il compensato. Per fare questo ho dovuto fare un disegno. Un disegno l'ho fatto con un software che mi permette di fare disegni nel piano. Fatto questo ho dovuto prendere delle misure, incastrare i motorini e quindi già qui ho sviluppato delle abilità tecnologiche, perché mi serviva l'arte, mi serviva il disegno tecnico per fare quel disegno di quel braccio. Lei diceva prima che nella sua scuola c'è un'aula dedicata, certo, che si chiama Fab School. Cosa fate in quest'aula? Allora, in quest'aula è un'aula proprio dove abbiamo come scuola acquistato dei macchinari proprio di ambito STEM, quindi noi abbiamo delle stampanti 3D, sia a resina sia a filamento, abbiamo la macchina per il taglio laser, abbiamo tante schede microbito Arduino, abbiamo gli M-Bot, abbiamo i visori per la realtà aumentata e tutte queste tecnologie, come si diceva prima, la camera delle meraviglie, esatto. E nelle attività di formazione per i docenti vengono utilizzate in prima persona dai docenti, perché anche la formazione che, della quale si parlava un secondo fa con Giorgia, è una formazione in loco con la strumentazione del loco, quindi non è la lezione teorica su cos'è un visore, ma noi con
Fab Lab e con questo progetto Fab School abbiamo una formazione puntuale dei docenti che poi trasmetteranno, che questo è l'obiettivo finale, ai ragazzi, della strumentazione presente a scuola. Quindi usiamo i nostri visori, usiamo il nostro taglio laser, usiamo le nostre stampanti. Quindi dopo con i ragazzi diventa, ecco, per superare quella paura dei docenti o quell'ansia. Dottoressa Visoli, qui cambia totalmente lo scenario, cambia la didattica, questi docenti che come dei ragazzini sono lì. Allora io faccio subito un'obiezione. A noi di un'altra generazione può sembrare magari che sia una specie di gioco, tutto bello, però alla fine... Ok, la scuola poi è un'altra cosa. Non è un po' un diversivo, un dopo scuola, o che importanza ha questo tipo di lavoro? Allora, può essere anche un dopo scuola. Quello che cambia non credo sia lo strumento, ma l'obiettivo formativo. Lo sforzo che stiamo facendo insieme al Copernico Pasoli, insieme ai docenti, è quello di cercare di capire, e su questo invito, nel senso abbiamo bisogno della collaborazione con le scuole e col territorio, per questo che nessuno da solo può far niente, stiamo cercando di capire come prendere le tecnologie e portarle all'interno di alcune attività didattiche. Nel senso che l'obiettivo formativo deve essere quello didattico, l'obiettivo formativo non è per forza la tecnologia in sé, non o il linguaggio l'uso di... del coding, per esempio. Non è l'uso della schedina Arduino, ma l'obiettivo formativo è utilizzare Arduino e quindi insegnare ai ragazzi a utilizzare Arduino, per esempio per l'applicazione di attività di fisica. C'è tutta la sensoristica che ci può aiutare da questo punto di vista. Proprio in questi giorni abbiamo un'attività formativa di come applicare fisica, cioè come applicare Arduino alla fisica in classe, e quindi l'idea è proprio questa, cercare insieme alle scuole e ai docenti di capire come possono essere applicati all'interno della didattica quotidiana. Quindi come... diciamo i problemi, i progetti li presentano i docenti o siete voi che inventate queste cose? È collaborativo, nel senso che noi se riusciamo li inventiamo, ma spesso e volentieri non abbiamo una panoramica d'insieme di tutto il programma didattico che bisogna fare, quindi cerchiamo di approcciare gli studenti e i docenti allo strumento e poi con i docenti cerchiamo di capire come lo strumento possa essere integrato alla didattica. Professor Costanzi, cosa è cambiato in lei da questo approccio rispetto alla didattica precedente? Il coraggio. Bisogna avere il coraggio di scardinare alcune abitudini probabilmente. E io adesso, parlando proprio di fisica, perché io insegnando fisica in una prima, ho dovuto subito mettermi in discussione dal primo giorno di scuola sul programma di fisica di prima, no? Dove il programma di fisica, per chi un po' magari a casa ha figli che hanno fatto il liceo scientifico oppure che stanno facendo qualche istituto tecnico della fisica, si comincia sempre le misure, gli errori. Non c'era il tempo quest'anno perché volevo arrivare a fare subito un qualcosa di nuovo in ambito STEM. Quindi ho un po' scardinato queste cose e ho detto, cominciamo con le tensioni, le correnti, le resistenze. E quindi già dal secondo giorno eravamo in laboratorio con le schede Arduino, con i tester per misurare le tensioni delle pile, con i tester per misurare le resistenze. Quindi serve un coraggio nuovo, serve anche la voglia di provare a sbagliare, perché penso che l'errore sia lo strumento che permette all'insegnante di migliorare. E anche una buona dose di curiosità. La curiosità sicuramente è anche la passione, perché penso che un altro elemento, ingrediente fondamentale è io mi devo appassionare. Ma lei è docente di matematica e fisica, ma io mi metto nei panni di un insegnante di letteratura italiana. Benissimo. Può anche lui accedere certo, a queste tecnologie? Certo, anzi, bellissima domanda. Non più tardi di qualche giorno fa mi sono confrontato con qualche collega e dicevamo, è possibile studiare un testo scritto a partire da un qualcosa di tecnologico? La risposta è sì. Una cosa che mi è piaciuta un sacco, che mi diceva questo collega, che la parola più presente nella Divina Commedia è la parola occhi. Posso con un software dare un testo al computer e dirmi quanto una parola è ricorrente. Questo ci dà un'informazione che sarebbe molto difficile trovarla contando a mano. Il dottore Cabissoli dica una parola ai docenti che ci stanno guardando e che dicono io quelle cose lì non le farò mai. Come possiamo convincerli ad avere quel coraggio che diceva il professor Costanzi? Una cosa fondamentale che dovrebbe passare sia per i docenti ma anche per i ragazzi, quello che cerchiamo di insegnare ai nostri corsi,
è fare errori, perché l'errore è sempre propedeutico al miglioramento e ad arrivare alla soluzione giusta. Spesso quello che accade nel sistema scuola, forse è legato anche alla valutazione. Chi fa errori invece viene penalizzato o comunque viene visto come non un momento propedeutico all'apprendimento. Questo vale anche per gli studenti, questo, infatti, questo vale anche per gli studenti. Spesso ci accorgiamo anche noi che ragazze e bambini, quando sbagliano, scusa, no. In realtà vogliamo incoraggiare a fare errori e appunto ci vuole coraggio, ci vuole la consapevolezza che sbagliando si impara, che è un detto, ma purtroppo per fortuna è vero. E bisogna provare e riprovare e continuare a provare. Non è facile, è un processo, non è un evento. Credo che questo sia fondamentale anche da capire. Così si prosegue nel cammino della conoscenza, sbagliando, rialzandosi, riprovando. Questo è stato anche il percorso della scienza. Grazie professor Costanzi, grazie dottoressa Bissoli del vostro tempo e tanti auguri per il vostro lavoro e speriamo di vedere in tutte le scuole questo tipo di iniziative. Grazie. Grazie mille. Buona serata a tutti. Buona serata.